Siamo in diretta, una buona epifania a tutti. Ciao Eugenio, auguri anche a te. Auguri a Buona Epifania a tutti, anche se qua siamo un po', diciamo, nell'incertezza di quello che potrebbe succedere in questi giorni, per quanto in queste ore, per quanto riguarda, insomma, la Serie A e il calcio, il Bologna, perché, boh, è cambiato tutto nel giro di poche ore. Sì, diciamo che ieri è stata forse la giornata più caotica dal marzo del 2020, no? Per quanto riguarda il calcio, nel senso che in un momento si doveva giocare, poi alle 7 comincia ad arrivare le notizie dell'Auslo che dice in poche parole che il Bologna non potrà scendere in campo, l'Inter viene fermata mentre sta partendo, però fermi tutti perché fonti sicurissime dicono di aver avvistato il pullman dell'Inter proprio in territorio bolognese, il che cosa vuol dire? Che l'Inter probabilmente si presenterà al Dallara perché comunque la Lega non ha rinviato la partita, ricordiamo. E quindi cosa succede? Che l'Inter si presenta, i cancelli dello stadio comunque sono chiusi, l'ha detto anche il Bologna in una nota, chiaramente, quindi va in scena il teatrino, Ecco. per cui la squadra di Inzaghi si presenta in campo, non c'è l'avversaria, vince 3-0 a tavolino e poi ovviamente ci sarà il ricorso del Bologna che logica vuole, buon senso vuole che venga accolto e poi si proceda a giocare diciamo il rinvio sì, insomma, il remake della partita. Stessa cosa dovrebbe accadere domenica col Cagliari. Quindi, ragazzi, morale della favola, è molto probabile che oltre ad oggi ci sia anche il rinvio della partita di domenica. Adesso sarà bello anche capire quando si potranno rigiocare, no? Non credo a breve, dato che ci sarà anche il ricorso, che ne dici? È una situazione abbastanza complicata, cioè, infatti io non so bene cosa aspettarmi, anche cosa effettivamente succederà dopo, cioè l'Inter veramente scenderà in campo e aspetterà che sia, diciamo, ufficializzato il trattino diversamente, cioè, va un po' capito, vanno un po' capite un po' di cose. Dell'ultima volta nell'incertezza fino a ieri sera. Sì, tra l'altro oggi ricordiamo che comunque, nonostante il rinvio di Bologna-Inter, si è stata rinviata anche, ricordiamo, la partita della Salernitana e dell'Udinese, però ci sono due partite, due big match che comunque si giocano, Milan-Roma e Juve-Napoli, dove ovviamente la farsa è praticamente completa, perché a Napoli, in poche parole, hanno bloccato tre giocatori, quindi insomma anche lì non si capisce niente, ci sono alcuni giocatori bloccati che poi hanno avuto il permesso di giocare, quindi anche lì la situazione è molto caotica, molto in evoluzione. Noi comunque rimanendo su Bologna-Inter possiamo dire che di sicuro non si gioca e che dovrebbe andare in scena per l'appunto la trama che abbiamo raccontato. C'è da capire veramente d'ora in poi come possa, diciamo, il campionato tornare ad una parvenza di normalità, dato che se diciamo, logica vuole che d'ora in poi queste situazioni, quantomeno in questo mese dove i contagi sono destinati ad aumentare fino al picco, è evidente che si ripresenteranno queste situazioni, no? Sì, non è facile da appunto sbrogliare anche la situazione per quanto riguarda le prossime settimane, cioè effettivamente oggi d'accordo non si giocherà, però la prossima settimana, già, il Bologna già appunto con la prossima gara ha già quasi messo le mani avanti e già chiesto rinvio anche di quella, le altre squadre di Serie A come si comporteranno e la settimana dopo. Anche perché, cioè, non è una cosa che si esaurisce appunto in pochi giorni, purtroppo, lo sappiamo bene da 2 anni a questa parte, quindi non so che tipo di ragionamenti si potranno fare, anche perché ricordiamo che, no, appunto, ricordiamo che poi tutte queste partite che la Serie A non vuole assolutamente rinviare e possono Sì, comunque essere anche molto influenzate dalla situazione, cioè. lì perché non rinviarla a questo punto non si capisce, però insomma, meglio diciamo assistere al solito teatrino, la squadra arriva, non c'è quell'altra, vittoria 0-3 tavolino, poi si va in tribunale, eccetera, vabbè, andiamo avanti Sì, così. però, cioè, cosa già vista, va bene, d'accordo. No, ma certo che poi ovviamente si conclude, è ovvio, si conclude con il rinvio della partita perché sennò veramente saremmo alle comiche totali, però non si capisce veramente il motivo, però noi stiamo
in attesa, di certo c'è che ci sono brutte notizie anche da quello che è il, non so come dire, il ritorno, no? Nei mesi scorsi c'era stato il ritorno progressivo del pubblico sugli spalti, del tifo organizzato. A Bologna, Forever Ultras e Fosse dei Leoni hanno già fatto sapere che rispettivamente allo stadio a Palazzo, finché non torna la capienza come sul 75%, rimarranno fuori. E quindi insomma anche questo è un pessimo segnale di una stagione che era partita tutto sommato in maniera normale e che purtroppo adesso sta diciamo subendo i frutti, il problema dell'aumento dei contagi, insomma. Questa è la stessa cosa da 2 anni che va Sì, avanti così. esatto, un buon segnale è stato dato dalla Fortitudo invece per quanto riguarda il basket. Cosa ha scelto? Praticamente ha scelto di preferire, comunque privilegiare l'ingresso di tutti i tifosi abbonati, togliendo spazi a sponsor, cioè spazi che di solito occupavano tradizionalmente gli sponsor. Quindi almeno questo è un buon segnale da parte della Fortitudo perché diciamo, darà spazio e garantirà l'accesso a tutti gli abbonati a discapito di alcuni posti, appunto, che di solito invece venivano dati a consorziati e sponsor. Vuole il proprio pubblico il più possibile presente e attivo sugli spalti. Ed è stata una cosa ovviamente apprezzata da tutti i tifosi. Ecco, già che siamo in tema basket, per chi non l'avesse visto, ci racconti ieri Milano-Virtus brevemente, proprio dal Allora, punto di sì. vista più ovviamente del campo, che l'hanno vista tutti, cioè com'è stata anche la ricezione da parte del pubblico sugli spalti, anche di quell'orario delle 16, folle, no? Com'è stata? Allora, esatto, è stato un banco di prova per il basket italiano perché è una partita che è il derby d'Italia, la partita diciamo più attesa, più Interjuve nel calcio. interessante, esatto, per quanto riguarda il basket italiano, la classica Olimpia Milano, Virtus Bologna, le due squadre come più titolate, che comunque sono anche le due più forti in questo momento del campionato. Orario infelice è quello di metterla alle 16 di un mercoledì pomeriggio. C'è da dire che però era stata rimessa lì dopo che era stata rinviata appunto Sì. il 26 dicembre. Quindi è stato un orario una data un po' di fortuna e di emergenza. È stata data su Rai 2. Comunque, segnale importante perché una gara che viene data sul secondo canale televisivo significa che gode di una certa importanza, anche se in quell'orario un po' infame o comunque scomodo. C'è da dire che poi oggi, tra poco tempo, usciranno anche i dati Auditel che vedremo se avranno premiato o meno la scelta di mettere questa partita su Rai 2, anche se appunto in un orario lavorativo e feriale. Però c'è da dire che lo spettacolo non è mancato. Nonostante le tante assenze che c'erano da una parte e dall'altra, nonostante appunto le rose fossero a ranghi ridotti, è stata una partita interessante. Forse tecnicamente non bellissima, però per uno spettatore medio che magari accende su Rai 2 e si trova una partita di basket, vede uno spettacolo interessante. Uno Certo. spettacolo che comunque ha anche i suoi risvolti comunque inaspettati, perché è una partita vivace. Milano che cerca di scappare nel terzo quarto, la Virtus che la riacciuffa all'ultimo secondo, vanno ai supplementari, quindi sicuramente è uno spettacolo godibile sotto tutti i punti di vista. Peccato non ci fossero tanti spettatori dal vivo a Milano al Forum, perché c'erano circa solo 2600 spettatori, che non era comunque nemmeno il massimo del No. 35% consentito, cioè dire che poi Milano adesso ha tantissimi contagi, quindi forse tanta gente Sì, no. purtroppo è stata limitata anche da questo, però fatto sta che il massimo della capienza consentita ieri non è stato raggiunto a Milano, vedremo se Sarebbe i dati stato premieranno. 9.000, 8.000. No, quant'è? E allora il 35% secondo me sarebbe stato intorno, credo, ai 4.000 circa, erano 2.800, quindi insomma c'erano comunque spazi più vuoti rispetto a quelli che potevano essere. Sì, certo. E vedremo se invece i dati televisivi di ascolto avranno premiato o meno una partita che comunque è teoricamente sulla carta la più interessante del campionato di Serie A, la più bella. E infatti comunque lo spettacolo non è mancato, vince alla fine Milano di 3 punti ai supplementari, però insomma una bella partita combattuta proprio
fino al supplementare. Sì, sì, quello assolutamente. È chiaro che però per avere proprio dati in materia bisogna aspettare, come hai detto, l'Auditel, e lì sapremo se come è stata, insomma, la ricezione da parte del pubblico televisivo. Allora, io direi che siamo in conclusione di questa breve parentesi, insomma, d'aggiornamento che oggi veramente vede ben poche novità, no? Vede la novità dell'Inter che fra un po', fra un'oretta, dovrà mettere piede in campo al Dall'Ara, ma a questo punto non c'è certezza neanche da questo punto di vista, cioè non... diventa tutto veramente molto difficile. Di sicuro c'è che l'accesso è bloccato allo stadio, quindi non si può entrare, non c'è possibilità, e quindi non resta che stare in attesa, anche se ragazzi... Ecco, ad esempio, sì. Ad esempio i tifosi in questo momento non potrebbero entrare allo stadio, non è consentito l'accesso ai tifosi. Assolutamente no, proprio lì è stata chiara la società che ha fatto una nota nella quale ha detto chiaro e tondo che oggi è bloccato l'accesso sugli spalti, ma credo anche proprio ai giornalisti, a tutti, credo. Quindi non c'è speranza, no? Da questo punto di vista. Ci sarebbe ben poco da vedere, poi siamo anche onesti. Quindi la situazione al momento è così, direi che... Noi vediamo se risentirci poi esatto durante la giornata oppure direttamente nei prossimi giorni, anche per capire che succede, che è successo nel caso. Esatto, assolutamente. Ragazzi, allora una buona Epifania, noi ci sentiamo prestissimo. Alla prossima. Tutti.